La prima volta che arriviamo a Toon Time non possiamo prendere la gemma delle casse, perché quando arriviamo da questa parte vediamo che c'è una parete che ci blocca il cammino. La gemma viola disegnata qui sopra è un indizio, dovremo tornare qui quando avremo la gemma viola e il passaggio si aprirà. Appunto, abbiamo possibilità di proseguire. Dobbiamo stare attenti perché qui, allora, facciamo un doppio salto. Qui il concetto principale è che dovremo arrivare fino alla fine di questa parte di percorso e poi tornare indietro, fino a dove stava il checkpoint. Ora aspettiamo che la fiamma si sposti e poi passiamo. Ok. Sono abbastanza tranquilli, stiamo attenti a questi che... ecco, queste lance bisogna stare un attimo attenti perché... quando ne escono dal terreno ci possono colpire. Quando sono uscite non ci colpiscono più. Ok, andiamo ora. Qui appunto c'è la gemma segreta e le ultime casse. Ora, teoricamente noi potremmo andare di qui e arriveremo alla fine del livello, perché quella piattaforma ci porterebbe verso l'uscita. Ma se vogliamo prendere la gemma delle casse, dobbiamo invece tornare indietro, perché dall'altra parte ci sono altre casse da rompere. Ora aspettiamo un attimo che escano le lance dal terreno, e quando escono abbiamo tutto il tempo per proseguire e tornare indietro. Ok, saltiamo. Qui facciamo attenzione alle lance, saltiamo. Allora, vediamo un po'. Qui c'era da fare un piccolo salto, esatto. Qui sotto c'erano ancora delle lance, andiamo pure. Qui c'è da fare un bel salto doppio. Ok. E qui doppio salto e trottola. Ok. Dopodiché possiamo pure proseguire per il resto del livello e arrivare fino alla fine.